Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. La protagonista del video odierno è una Power Station ultra compatta da mezzo kilowattora, perfetta per certi tipi di professionisti e per gli amanti della tecnologia e della vita all'aria aperta. Ma prima di iniziare, vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale per aiutarmi nella realizzazione di altri contenuti. Il prodotto in questione è realizzato da FJ Dynamics, un'azienda di robotica le cui tecnologie trovano applicazione nell'agricoltura di precisione e nell'edilizia digitale, geospaziale ed elettrica, e che con questa Power Station Pony 500 offre una soluzione concreta a tutti coloro che sono alla ricerca di una stazione di ricarica realmente portatile. Basti pensare che altri accumulatori da mezzo kilowattora sono ben più pesanti, ingombranti e meno eleganti rispetto al Pony 500. Stazione che grazie al design sottile e al peso poco superiore ai 3,5 kg può essere facilmente trasportata a mano o all'interno di uno zaino o borsa. D'altra parte è anche vero che questa stazione è sprovvista di una presa di corrente AC, presente invece su concorrenti di pari potenza, che tuttavia vi ricordo essere decisamente più ingombranti. Ma evidentemente il focus di questo prodotto è un altro. All'interno della confezione di vendita, oltre alla Power Station in sé e qualche manuale, troverete anche un caricatore da muro da 100 W con due porte USB-C e due USB di tipo A e un bel cavo in tela USB-C, che ovviamente supporta la ricarica a 100 W. La Power Station Pony 500 nella parte frontale presenta una porta USB-C input-output da 100 W, due porte XT60 ampiamente utilizzate per accessori legati al mondo dei droni, altri gadget o per la ricarica tramite pannelli solari portatili, e il tasto di accensione affiancato da 5 LED che permettono di avere una buona idea del livello di carica del dispositivo. Dalla parte opposta troviamo invece il DC Box Connector, che tramite l'accessorio fornito in dotazione aggiunge 4 porte USB alla Power Station, di cui una USB-C da 100 W e una da 65 e due USB di tipo A da 18 W ciascuna. La FJ Dynamic Pony 500 si ricarica completamente in 5 ore tramite un caricatore da 100 W come quello fornito in dotazione, stazione di ricarica che a sua volta è in grado di erogare un massimo di 140 W in totale e 100 W da una singola porta, valori che nella pratica azzerano le differenze tra una carica su rete fissa e una in mobilità di un qualsiasi dispositivo alimentabile via USB o XT60. In altri termini, con questo oggetto potete ricaricare in mobilità un MacBook, un iPad, un cellulare, un qualsivoglia dispositivo, anche in contemporanea, con le stesse velocità garantite dai caricatori compatibili con le prese da muro. Caratteristiche che, sommate alla sua gran compattezza, lo rendono un accessorio ideale per fotografi, dronisti, videomaker e altri professionisti, o per tutti coloro che desiderano una stazione di ricarica portatile da sfruttare durante i viaggi, in campeggio o laddove non è presente una presa da muro nelle immediate vicinanze. Passando dalle specifiche alla pratica, vi dico che con una singola carica del Pony 500 sono riuscito a caricare ben 9 smartphone, un iPad Pro da 11 pollici, una powerbank da 10.000 mAh, due casse Bluetooth, un compressore portatile Xiaomi, due telecamere di sorveglianza, un Apple Watch, un Kindle, due Mi Band e un Magic Trackpad. Il tutto senza scaricare del tutto la Power Station, visto che dopo la carica dell'ultimo dispositivo era appena passata da due pallini su 5 a un pallino su 5, che dovrebbe corrispondere al 20% di autonomia residua. In conclusione, la FJ Dynamics Pony 500 è una Power Station compatta, elegante e facilmente trasportabile e che ben si presta all'utilizzo da parte di vari professionisti e da chi è alla ricerca di una soluzione pratica per caricare più volte in mobilità un computer portatile e tanti altri gadget tech. Il suo prezzo sul sito ufficiale è al momento di 408 euro. Cifra senza dubbio elevata, ma giustificata dall'unicità e dalla qualità del prodotto, visto che, dopo qualche ricerca in rete, non ho trovato altre Power Station da mezzo kilowatt altrettanto compatte da poter essere facilmente trasportate in uno zaino qualsiasi. Soluzioni di pari potenza sulle 250-300 euro non mancano, ma ripeto che non sono altrettanto compatte ed eleganti. Tuttavia, volendo muovere una critica a questo prodotto, vi dico che avrei preferito un piccolo display al posto dei 5 pallini come indicatore di carica. Ok ragazzi, arrivati a questo punto spero che abbiate apprezzato questa mia recensione della FJ Dynamics Pony 500, della quale vi lascio il link in descrizione per maggiori informazioni e per l'acquisto. Vi chiedo di commentare il video con la vostra opinione su questo prodotto, oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dei dubbi.
lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.